voto per le abruzzesi, i risultati, e Chieti Poggibonsi 0-0, Giacomenze Celano 4-0 in gol, Staffolani su rigore, Valentini e due gol, Bravo, Giulianova San Giovanese 1-2, Prato L'Aquila 3-0, due gol, Silva Reis, autorete di Prete, in classifica un punto per i Chieti, ovviamente 0 per Celano, Giulianova e L'Aquila, e andiamo al Fadini adesso con Nino Germano. Poca gente al Rubens Fadini per l'esordio del Giulianova in seconda divisione, una protesta contro la testa del tifoso, ma pesano ancora i postumi di una retrocessione difficile e adesso è arrivata anche una partenza con il piede sbagliato. Il primo brivido per il Giulianova arriva al sesto minuto, una conclusione di Merini potrebbe essere insidiosa e invece è alta. La risposta giallorossa è affidata a Bebeto, forse fermato da un fallo, poi la conclusione di Schneider è fuori. Ancora Bebeto al quarto d'ora, stavolta trova il palo, sul rimpallo la conclusione di Cubinelli. Poi la San Giovanese si affida ancora a Merini e ancora alto. L'attaccante toscano ha un'occasione preziosa davanti al portiere Merletti, ma viene ostacolato nella conclusione. Rovesciamento di fronte, raccoppiata Giugliese e Bebeto, Guminelli fa ancora tremare, conclusione fuori di poco. Ma Merini cerca il gol e lo trova al 41esimo, prima respinge Merletti e sulla seconda conclusione Merini è implacabile, 1-0 e si va al riposo. Nella ripresa Cerone manda dentro il nuovo acquisto Morga per Bebeto, dopo 4 minuti ci prova De Angelis, para senza problemi Vaccarelli. Poi Guminelli manca l'aggancio per il possibile pareggio che arriva al 21esimo della ripresa con una palla del portiere Vaccarelli, punizione di D'Angelo, il portiere intercetta ma non trattiene, la palla rotola tra le gambe e finisce in rete, 1-1. E quando sul pareggio la gara sembrava praticamente conclusa, arriva la zampata finale della San Giovannese, il gol partita esattamente al 90esimo, lo firma Chierini. Ed è il suggello negativo per il Giulianova, squadra ancora ad amalgamare, di fronte ad una San Giovannese che invece sembra già pronta e reattiva. E con le immagini andiamo all'Angelini di Chieti, Neroverdi, unica squadra abruzzese, ripetiamo che oggi ha conquistato un punto, si gioca in uno stadio vuoto, Angelini non ha norma per la mancata realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, entrano solo 200 tifosi, in possesso della tessera, fuori protestano i supporters Neroverdi, pronti via Chieti pericoloso con Sabatini, atterrato in aria da Mugnaini per l'arbitro, tutto regolare, esce fuori Poggibonsi, Girardi dal limite, gran parata di Bifulco, attimi di paura fuori dal campo per un principio di incendio, la collina sovrastante lo stadio, vanno via un centinaio di tifosi. Nel finale di tempo il difensore toscano Dierna rischia l'autogol per anticipare Rosa sul capovolgimento di fronte a Peruta, tira d'ottima posizione para Bifulco, Chieti in avanti, Buttazioni potrebbe tirare ma ritarda la conclusione, l'occasione sfuma. Neroverdi più decisi nella ripresa e più volte vicino al vantaggio, al nono angolo di Vitone, testa di Sabatini, palla di poco fuori. Al dodicesimo ci provano prima Rosa e Buttazzoni, il portiere Nocchi si supera, poi Berardino conclude fuori. Nel frattempo intervengono gli elicotteri per spegnere l'incendio sulla collina sovrastante lo stadio. Il 34esimo e sul campo è la volta di Mimmo Esposito, la difesa toscana fa buona guardia, nel finale Amadio di testa, ma la porta toscana appare stregata, in sostanza un buon esordio per i Chieti che avrebbe meritato la vittoria per quanto fatto vedere, specie nel secondo tempo. Ed ora il Pescara, domenica